Ma che bella questa immagine. Hai visto Pino? Sì. Alice è proprio bravissima. Sì, Alice è bravissima. Ma sai cosa mi ricorda questa immagine? La mia infanzia, la libertà, che correvo tra i boschi, facevo il bagno nel lago, andavo in altalena. Sì, lei è bravissima, è bellissima, c'è cioè il movimento, però sì. Appunto a me il movimento l'altalena mi ricorda l'infanzia, è vero, ma mi ricorda che ogni volta che salivo cadevo, mi sbucciavo le ginocchia, si rompevano i pantaloni, mi veniva la nausea. Ma perché sei così distruttivo? Ma non sono distruttivo, sì. sono un po' scoraggiato, sono oggettivamente un po' giù, pessimista. Ma perché? Guarda che ci vorrebbe qui Tonino Guerra per ricordarti che l'ottimismo è il profumo della vita. E allora io ti risponderò al grande Tonino Guerra con una frase di Gesualdo Bufalino, un altrettanto immenso autore, che diceva, ascolta bene, diffidate degli ottimisti, sono la clac di Dio. No. Senti Filippa, ma io e te andremo mai d'accordo su qualcosa? Ma secondo me su una cosa andremo molto d'accordo, è quella che per conoscere gli italiani dobbiamo andare a cercarli nelle migliaia di fiere, di sagre, di premiazioni, di eventi culturali che si tengono in Italia ogni settimana. Eh sì, l'Italia che canta, l'Italia che balla, ma insomma gli italiani invece non sono tutti così, sono un po' pessimisti, guarda, no, li vuoi vedere? Sono solari, sì, gli italiani. Intanto tu stai qui e io andrò in giro per ma l'Italia, dai, sudato, Pino, sotto l'acqua. Guarda, Filippa, guarda gli italiani, i miei italiani. Ma lei si sente più ottimista o più pessimista? Bicchiere mezzo vuoto. Pessimista. Pessimista, realista. Ma diciamo che sono un pessimista, perché? Più pessimista in questo momento. Di natura mia, pessimista. Senza speranza, fino alla morte. E allora? Ma dai Pino, non sono tutti così, non sono tutti pessimisti, questi campioni non sono veri. No, perché esistono campioni veri, vabbè, non apriamo parentesi. Comunque, non t'ho convinto io, non t'ha convinto la gente, ti convincerà un signore che adesso io vado a trovare, la mia valigia è pronta. Ti ricordi un signore che dal 1975 gira con una nuvola in testa, una sfiga pazzesca? Che fantozzi. Paolo Villaggio. Io vado da Paolo Villaggio e tu invece? Io invece avrò qui ospite Riccardo Rossi e voglio dire, una carica di energia, un ciclone del buon umore, quindi ti convincerà del contrario. Boh, non so se ce la farà. Alice, tu vieni con me perché prima di andare da Villaggio io vado a ballare in Puglia. Vieni a ballare in Puglia. Ah, è brava. Viaggia, vada. Viaggia, viaggia. Poi ciao. Dice che devo essere contento. Da ciao, solo. Pino. In Puglia. Noi siamo qua. Perché può capitare che si stacchi e venga giù. Vediamo un po' se mi ricordo come si fanno le planine di carta. Comunque, per far bene le cose, devi crederci fino in fondo. Come fratelli Wright, se non fossero stati dei veri ottimisti, non avrebbero mai osato far volare una macchina più pesante dell'aria, addirittura con una persona sopra. Poi Icaro era soltanto troppo ottimista. Ha volato vicino al sole e le sue ali di cera si sono squagliate. Si dice che un ottimista inventò l'aeroplano e un pessimista il paracadute. Non potete pestare la linea rossa per lanciare, potete prenderla in corsa, ma non andare a pestare o superare la linea rossa. I concorrenti sono ragazzi che hanno già partecipato ai campionati nazionali e che qui partecipano alle qualifiche per il campionato del mondo. Ci vuole molta fantasia e certo soprattutto l'ottimismo, perché bisogna essere positivi e proiettati in un desiderio o in un sogno comunque che funzioni. Sicuramente ci vuole un po' di ottimismo per sperare che voli. Non sempre il tutto gira come dici tu, però nel momento in cui gira soliti per due volte. Penso di essere fortemente ottimista e cerco sempre il sorriso nelle cose, anche adesso, anche nella sconfitta. Ho detto, mi sono divertito, ho fatto una bella giornata e avrò dei bei ricordi. Solo per il fatto che sono venuta qua a partecipare mi posso ritenere ottimista e bisogna crederci per fare le cose, quindi penso che se ci crediamo veramente potrebbe volare anche un aeroplanino.
Filippa, guarda che c'è! Hai visto che ho trovato? Sì, è mio. Ciao Riccardo. Come ciao stai? Riccardo. Bene, bene, grazie. Ma ti piacciono gli aeroplanini di carta? Ma guarda, perché guarda, non tanto. Se ti piacciono, puoi andare a vedere la finalissima dei, sì, Paper Wings a, sì, Salisburgo, perché il 4 e 5 maggio. 4 e 5 maggio, segnatelo sulle vostre agende, a Salisburgo, tutti a vedere questa cosa. Esatto. Assurda. Ma non ti piace? Ma quello, quello che si vuole dire, no, io non mi intristisco se perdo una gara. Vorrei vedere se devi intristire pure se perdi una gara aeroplanina. Ma appunto, tu sei ottimista. Sì. Ti ho voluto per questa puntata perché tu per me rappresenti proprio la positività, sei una bomba di energia. Grazie, mi guarda, fa tu piacere. Fai uno spettacolo, riempi teatri. Sì. Scrivi un libro, vendi tantissime copie. Abbastanza, fai tre programmi contemporaneamente, sì, uno su questa rete, esatto, poi sei, ti vedo sempre con la pubblicità, anzi una volta ero intrappolata tra due autobus con col le tue faccione. Col faccione, non sono ancora riuscita a vederla così grossa perché a Milano fa impressione, fa impressione, devo vedermi su un autobus. Però cos'è che ti manca per completare il tuo quadro, il tuo sogno? Ma guarda, in realtà uno dovrebbe già accontentarsi perché in una situazione del genere, insomma, appunto, uno dice. Però in realtà è chiaro, mi piacerebbe magari fare più una cosa, ecco, una cosa un po' più show, diciamo, tutto sommato, però io già a qualche fiamme, pur avendo il pubblico alle spalle, riesco a fare un po' di show giudicando quei piatti che devo mangiare. Magari non tutti che sanno. Hai mangiato? E li mangio per forza. La cosa assurda è che non tutti sanno è che le puntate sono tre al giorno, quindi a me come niente, cioè ne registriamo tre al giorno per farne così tante, come niente mi può capitare di mangiare un risotto al Nero dei Seppi alle 10:15 del mattino. Quindi capisci che devi diventare ottimista perché sennò te spari. Quindi tu vuoi uno show con i ballerini, i nani, i giocolieri o come sarà? Dunque sarà uno show, mi piacerebbe fare uno show, no, molto semplice, capito, con un fondo bianco tipo Studio 1, quello di Bianco e Nero, capito, con una piccola band, un mini show, tutto molto piccino, capito, me compreso, con tutte le cose che so fare, insomma, okay, così. Poi vabbè, verrai pure a trovarmi. Sì, sì, assolutamente. Anzi, tu andresti benissimo, perché rappresenti, capisci, mezza Kessler per me, tutto sommato, capito? Ci vorrebbe un'altra. Vabbè, quindi. Ma a me basta, poi tutto mezza piccolo, quindi vabbè, mezza Kessler, okay, capito? Va bene, va bene. Senti, so anche un'altra curiosità, che tu, per star bene, entri, sì, spesso nei negozi di ferramenta, è vero? No, cioè non è che, sennò sembra un malato di mente detta così. Però se vai le ferramenta a quelli belli, dove tu vedi che ci sono i cassettini per la vite da 5, da 4, da 3, da 2, da 1, tutto, è tutto bello ordinato, preciso, uno lì ordinato. Senti, un'altra cosa, so che nasce la creatività, nasce spesso attorno al tavolo, insomma, mangiando insieme. Sì. E tu improvvisi una scena, cosa che non manca mai nel tuo frigo? Allora, il mio figlio non manca mai una boccia di prosecco, che la vedo già lì, bella, sì, gelata. Sì, l'ho preparato per noi. Poi non manca mai il guanciale, ormai si sa. Il pecorino. Quindi cosa fai? Cacio e pepe, matriciana o gricia. Se c'è pure il pomodoro, la matriciana. Se no la gricia, questi pezzetti di ghiacciale saltati in padella, capito? Poi li butto sopra, una boccia di prosecco e l'uomo campa. Quindi ci vuole un po' di vino? Beh, un pochino, un pochino, ma io l'ho preparato. Brava. Se tu stappi, sì, ti stappo poi molto dopo volentieri. Possiamo divertirci, ah, insieme. Ah, vedi, bella fredda, l'avevo detto di hai fatto. Hai capito cosa ho detto? Che ci divertiamo insieme? Sì, vabbè, ma non ve immaginate. Ma tu cosa hai capito? No, niente, dai, niente, non ho capito niente. Insieme. Dai, stappa, stappa, stappa. Ay, ay, est-ce que tu peux être crédule de ces gens malhonnêtes qui te promettent la lune en laissant ton pouvoir pour qu'ils te manipulent ta précieuse liberté et parfois même tes thunes. Siamo molto contenti di stare qui per il secondo anno. Questa serata è stata possibile grazie a questo evento che appunto è Enotica. E ci piace tantissimo Enotica perché è un connubio tra Eros e vino e direi che è un connubio perfetto. C'è nata questa idea proprio perché volevamo riproporre il percorso che già era stato intrapreso nel 2004 e nel 2006 tramite il Critical Wine, che era un'idea di Luigi Veronelli. Lui aveva questo obiettivo, che è anche un po' il nostro, che è quello proprio di contrastare le catene di distribuzione, di creare un rapporto tra consumatore e produttore, di evitare ricariche di prezzi, di lavorare soltanto sul biologico. Nella vita bisogna essere sempre ebri, è fondamentale, bisogna stare sempre un po' ubriachi in questa vita, se no una sola questa vita, no? Il burlesque ad esempio aiuta a tirar fuori una femminilità ironica che una magari prima di farlo non sa neanche di avere.
decisamente un'iniziativa che invita all'ottimismo, anche perché senza ottimismo non si va avanti. Per esempio Burlesque secondo me ubriaca e va bene, perché poi alla fine vedi le cose con più allegria, con più leggerezza. Sì, ho visto. Ma tu sei un buon intenditore di vino? Tu sei uno che fa tutte le facce, tipo no, sommelier? Che noi oppure... le prendo in giro, diciamo, perché non è una cosa, è una pizza. Cioè, apri sta boccia, beviamo, no? Tre ore, la senti la mora, la senti la viola, praticamente la vedi a lebre, cioè, è una cosa assurda. Il vino sta diventando quasi un bene di lusso. Sì, tra l'altro. Bisogna bere poco, bisogna bere pochissimo. No, pochino sì, comunque pochino, buono. Però sì, pochino sì. Sì. Però lì tutto mi sembra con moderazione, invece, nella sì, vita, però no? Mi sembra che nel filmato gli davano giù. Nel filmato gli davano giù. È per ballare così. Comunque, sì. Senti, io ho letto un sondaggio del Sole 24 Ore sì. sugli italiani e l'uscita della crisi. 47% è ottimista, 43% invece è pessimista. Tu come ti schieri? No, io mi sento ottimista, nel senso perché comunque Edoardo De Filippo scrisse quella bellissima frase a da passare nottata. Cioè comunque la vita di fatto è fatta di cicli. Quindi allora se pensi a quelli del 29, poi comunque siamo ritirati certo. su. Questa è una crisi molto brutta, la quale io spero di ovviamente di uscirne fuori il prima possibile. È chiaro, bisogna fare dei sacrifici, li faremo tutti quanti, insomma. Sì. Però io spero che le cose vadano meglio. Ti va di raccontarmi qualcosa di bello che ti è successo quando tu hai pensato vale proprio la pena vivere la vita? Sì, ma guarda, questa è una frase importante, uno dice vale la pena vivere, perché uno dovrebbe, per dire una frase del genere, dovrebbe parlare essenzialmente di cose straordinarie. Mm. Però in realtà, secondo me, l'ottimismo va cercato invece nelle cose piccole, nelle cose che ti possono capitare allora anche tutti i giorni, quando te vuoi sparare, perché poi capita anche il momento in cui uno è veramente molto triste, a volte ti rendi conto che veramente basta un sorriso oh, yeah. di una persona, ma anche il barista, questa... che tu entri che stai proprio nero, lui Riccardo solito, che c'è stamattina, capito? E te già ti dici, ma sì che me frega, bella. Ma questo è stupendo, perché è un po' la mia filosofia di vita anche. Sei d'accordo, regalare allora. Un sorriso sì. tutti i giorni a qualcuno. Comunque sì, sarebbe bello. Sei innamorato bello. In questo momento? No. No. Potresti innamorarti, per esempio, di una ragazza ritardataria, disorganizzata? Perché per no. quello che ho capito della Ferramenta, c'è ragione. Tu sei molto ordinato. Sì, no. Hai ragione. Io non lo so se mi potrebbe capitare una cosa del genere. Direi che parte molto male. Perché due disordinati insieme non so se vanno d'accordo, avranno sempre bisogno di un tutor esterno. Sì, ma visto che tu sei ordinato, lei potrebbe essere disordinata. No, perché no. poi comunque a cominciare dallo spazio... Allora, ti dico una cosa, perché cosa serve per andare d'accordo, Filippa? Due bagni. Ah, già lo sai. No, lo so, pensavo. Infatti, no, due bagni, sì. due camere da letto pure. Bah, così anche è carino fare la pace, posso entrare? Hai capito? Perché se no l'altro dorme sul divano e squinzisce. Ah. Uno studio per uno, così nessuno sì. c'ha il computer, il letto da me. Un micio? Ma è stupendo questa sì, tua, certo. questo tuo studio. Sì. Tra l'altro non guardiamo il colore, ma insomma sembra non è no, un altro colore. Poi va bene. Non è vero. Vabbè, appunto. E quindi buona. Serve una casa molto grande, capito? Per cui insomma è un po' difficile. Comunque, senti, so anche che preferisci prendere il treno che l'aereo. Sì. Per motivi ecologici o perché hai paura di volare? No, l'ecologico è anche un motivo in più per prenderlo, ovviamente. No, perché c'è il terrore dell'aereo, il decollo. Ah, cosa. Ce l'hai, veramente? Sì. Cioè, tu senti, capito, quei motori che partono. Mm. E tu dici, ma come fa ad alzarsi 700 tonnellate al decollo un aereo? L'ottimismo. È un miracolo. Ecco, già, mi hai fregato con questa cosa, effettivamente, bisogna essere ottimisti. Sì. Però ti giuro, guarda, quando c'è una turbolenza di via con la rina qua. Sì, comunque non è piacevole, sicuramente. Allora, vedi, pure ma, io lo sai. Sì, ma è quando devi andare all'estero. No, quando devi andare, quando devi andare all'estero. Ah, quindi non ci vai volentieri. Nel senso che devi andare a New York, devi andare a Los Angeles a prendere l'Oscar, devi andare a New York a comprare una gomma da cancellare, allora è chiaro, ci vai prendi, a prendere New York, l'Oscar. Sì, magari. Però New York. Senti, andiamo a trovare Pino che è volato però in Puglia.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito. Volare! Nel blu dipinto di blu è un altro pezzetto d'Italia che prende il volo e va e invade e conquista il mondo. E grazie, guarda dove è stata creata. Certo, questo è ottimismo assolutamente, ma c'è il mare, c'è il blu, c'è il bianco, c'è il verde. Siamo in Puglia, Polignano a Mare, qui è nato Domenico Modugno, Mister Volare, il poeta della canzone. Ma cara Filippa, io non ti do ragione, io sono qui per il blu, ma anche per il nero. Certo, è bellissimo il blu, il bianco, il mare, ma però tutto questo ottimismo non sarà troppo. Cantare nel blu, dipinto di blu. Prego. Il pessimismo è un atteggiamento? Sì, potrebbe essere. Beh, anche una condizione, un modo di vivere. Modo di vivere, per vivere da pessimisti bisogna essere ricchi, insomma è un lusso. Ehi, poeti, un lusso da poeti. Leopardi, o natura, perché Don Gaetano, Don Gaetano, Don Gaetano, io sono partito cercando il buio e ho trovato il volare di Modugno. Qui la luce è accecante, c'è luce, siamo davanti alla chiesa di Santa Maria dell'Assunta, sì. Che è la sua chiesa. Sì. Ma insomma, siete tutti così ottimisti in Puglia? Ah, la maggior parte sì, devo dire di sì. Un po' i colori, la Puglia, il calore, il mare, soprattutto qui a Polignano, rendono l'ambiente molto caldo e molto accogliente. Per esempio, la nostra città, che è una città tipicamente anche contadina, molto accogliente, offre un cuore sempre molto generoso. Di cui i turisti si sentono sempre a casa, si sentono sempre sorvegliati dal mare. Allora io mi devo togliere gli occhiali, sì, scuri, mettere... Cioè, non vedo, però sì, io so che da queste parti c'è l'inferno. Sì, proprio nella mia città c'è l'inferno. A Castellana Grotta? A Castellana, sì, nelle grotte. Dove guardo? Qual è il primo piano? Questo? E sappiate che da queste parti, oltre a Don Gaetano, c'è l'inferno. Filippa, come vedi, avevo ragione. Dopo il caldo, il freddo, il gelo. Dopo l'alto, il basso, l'abisso. Questo è l'ingresso dell'inferno. Attori, danzatori, acrobati, 50 persone coinvolte. Sì. Enrico Romita, il regista, l'ideatore di questo pessimismo. Sì, diciamo che noi ai visitatori chiediamo se hanno un peccato da farsi perdonare. Carne in caldo e in gelo! Tu bambino, all'inizio degli anni 60, vedi le grotte di Castellana e hai un sussulto, hai paura. Sì. Ho avuto terrore di scendere in questo luogo. E dopo qualche anno metti insieme demoni, mostri, il grande, immenso, magnifico, nero inferno di Dante e lo porti qua. Insomma, questo è un palcoscenico naturale, quest'è. Sì, assolutamente. Noi cerchiamo di rendere questa come un teatro. Un teatro dove avvengono, un teatro naturale, dove avvengono cose. Dallo spettacolo che facciamo noi, Hell in the Cave, letture. Abbiamo fatto una rassegna di cinema horror qui dentro, per esempio. Insomma, voglio dire, ovviamente in ambiente, in tema. Filippa! È un anno che ci stiamo sbattendo, si può dire, sulle stalattiti e le stalagmiti di questo posto, cercando di creare le occasioni per un turismo culturale, sostenibile, rispettoso dell'ambiente, nello stesso tempo che ti lasci qualcosa, esci dallo spettacolo. È quello che cerchiamo anche noi di fare con la televisione, per cui partiamo pessimisti ma arriviamo ottimisti, quello è il pertugio, poi insomma si torna, come diceva Dante, a rivedere le stelle. A rivedere le stelle. A rimirarle, come diceva. A rivedere le stelle. Siede. Sulla marina dove il po' discende per avere pace dove si può agire su.
dal codice antico il ratto sorprende, prese costui quella persona che mi fu tolta. Ho trovato, eccola qua la definizione del pessimista, l'identikit del pessimista, sui 40 anni, capelli lunghi, spesso legati in nuca, barba di 5 giorni, infilata di orecchini sul labbro sinistro, indossa jeans strappati, incapace di sorridere, faccia funeralesca. Di chi è questa descrizione? Sei pronto per il test dell'ottimismo? Sempre pronto per te, Filippa. Allora, tu devi rispondere a 3 domande e poi ti darò io il tuo profilo. Va bene? Sì. Facciamo la prima domanda. Ok. Allora, sei in un bar... Aspetta che non leggo. No, ma te lo dico, te lo leggo io. Sei in un bar, 2 ragazze sedute ad un tavolo ti guardano ridacchiando tra loro. Tu cosa pensi? A. Ah. Maledetto panino, deve essermi rimasta la rucola tra i denti? Sì. B. Che noia, mi hanno riconosciuto, devo cominciare ad usare gli occhiali da sole. Sì. C. All'età mia sono ancora un bel bocconcino. Io rispondo C. Sono ancora un bel bocconcino che costa molto di più di quel panino che mi sto mangiando. Bravo. Poi ovviamente faremo analizzare queste le tue risposte al nostro team di specialisti. Ma io okay. Me l'auguro presto. Va bene. Seconda domanda, la levo, Seconda posso? Domanda. Ma come sei morbido nei gesti. Che eleganza. Ok, domanda numero 2. Il cellulare squilla. È il lavoro, non conosco nessuno, è il lavoro. Pronto, eccomi qua, pronto. Non sono pronto, scusa. Non ho ancora letto la domanda. Ah, vabbè, okay. Il cellulare squilla e sul display appare la scritta sconosciuto. Sì. Tu cosa fai? Sì. A. Non rispondi pensando che si tratta sicuramente di uno scocciatore. No. B. Rispondi solo per curiosità. Sì. C. Rispondi pensando che sia Fiorello che ti richiama per il suo prossimo sì, show. Esattamente, Fiorello che è sconosciuto. Poi dico Fiore, invece chi è? Mi madre. Quindi rispondo C. Ok, è Rosario, perfetto. Benissimo. Dai, poi parliamo subito con Germinario, facciamo il contrattino. Tu hai lavorato tanto con Fiorello, tra l'altro. Eh sì, tanto. Quindi Rosario. Forse non sarebbe neanche sconosciuto. No, perché lui c'ha 2 numeri, uno dove si fa vedere e uno no. Quindi, esatto. Ok, bene, ok. Terza domanda. Sì. Ricevi un avviso di raccomandata in giacenza. Ecco, questo. Cosa pensi? Questo già mi schiaccia un po' di più. Allora, ascoltami. Dimmi. Bene. A. Forse quella letterina di Equitalia andava presa in considerazione. È vero. B. Accartocci l'avviso, tanto non andrai mai alla posta. Sì. Se è importante ti cercheranno ancora. C. Ho fatto bene a spedire la cartolina del concorso del detersivo. Il giro del mondo in palio è sicuramente mio. No, devo essere onesto. Qual era la prima che hai letto? Forse quella letterina di Equitalia andava presa sì, in considerazione. Devo dire la verità che sì. In realtà... ma no, più che Equitalia, sai che cos'è? Cosa? È una multa, ve lo dico subito, è una multa. Per quella prima dico no, adesso voglio verificare se effettivamente quella multa da pagare pure no, ed è la multa che ritorna, quindi io devo dire la verità. Perché io lì che concorsi invece li strappo tutti, io non c'ho tempo. Ah, okay. Quindi sono onesto con te, Filippa. Ok. Ok, quarta domanda. No, abbiamo finito, erano 3 abbiamo domande. Scopriamo la scenografia. Tra un po', adesso facciamo analizzare le tue risposte. Ecco, da chi? E tra un po' ti darò l'esito. Do il gessetto alla nostra valletta, sì. Eccola qui. Ci riaccomodiamo? Ancora non ce l'abbiamo. No, rimaniamo qua perché sì. Ti volevo raccontare una cosa. Dimmi. Esiste un fisico italiano sì. Che è stato inserito nella lista dei 6 possibili futuri Einstein. Orca, ragazzi. Ha lavorato a Boston, al CERN in Svizzera. Sì, e adesso ha deciso di tornare in Italia dove sì. Guadagnerà un sesto di quello che guadagnava in Svizzera. Certo, in buoni passo, tra l'altro, va detto. Io lo chiamerei un ottimista. Sì. Tu come lo definiresti? Incosciente. No, non voglio sapere, sì. Veramente non voglio sapere. Vediamo. Vediamolo questo signore sì. Che ci dà tanto futuro. Sì, ci vuole dell'ottimismo, una buona dose di ottimismo per rientrare in Italia. Si potrebbe dire che c'è dell'ottimismo anche nel mio lavoro. Ho scelto di studiare il problema della gravità quantistica, che è quello che si prefigge di dare una descrizione unificata delle 2 grandi teorie che abbiamo in questo momento, quella della relatività generale e quella della meccanica quantistica.
e moltissimi ritengono che questa sfida non sia alla portata dell'uomo. Quindi già la scelta invece di non guardare altrove, di misurarsi con questa grande sfida, magari preparati a successi parziali, mentre altrove si potrebbero avere successi più compiuti, richiede una dose di ottimismo anche folle in questo caso. C'è un ottimismo ragionevole, diciamo, un ottimismo di previsione, di calcolo. Jazzy. Poi c'è un ottimismo un po' folle, un po' d'impeto. Credo che ci sia bisogno di entrambi. Per le sfide scientifiche più di frontiera e per alcune delle sfide che deve affrontare il nostro paese, mi sembra che serva di più l'ottimismo folle, se devo dire la verità. Negli italiani ci vedo sia dell'ottimismo che nel pessimismo. Devo dire che c'è un aspetto di pessimismo che mi amareggia molto, che è quello del dire così vanno le cose, soprattutto verso certi aspetti del malcostume del nostro paese, ci si rassegna, mi sembra scellerato, ecco, folle, più folle dell'ottimismo, perché è l'unico modo per far sì che le cose non cambino per nulla. Quindi ottimismo, ottimismo, ottimismo. Stiamo aspettando l'esito del test. Eccolo qua. Tu è caduto una E, non mi dire che... Leggo io, Prego. Abbiamo un team di professionisti, scienziati, tutti che hanno elaborato le tue risposte per avere questo esito. Sì. Allora, tu hai la prevalenza di C. Sì. Ok? Sei inguaribile ottimista. Yes. Sei un guru del pensiero positivo. Mm-hmm. Se è vero che i pensieri producono destino, la tua vita è come un roseto in fiore senza spine. Io vi ringrazio a tutti, un bellissimo complimento. Ma questo è Filippo, pazzesco. Grazie. Dove sono questi esperti? Vorrei andarli a salutare. No, stanno in un posto segreto. Sono esperte amiche tue, tutti di Stoccolma come te? Uomini e donne. Come si dice ciao a Stoccolma? Hey. Col respiro quello così. Senti, grazie mille per essere venuto a trovarmi nella casa per la prima puntata, sono veramente contenta. Anch'io. Senti, vorrei ricordare Cuochi Fiamme tutti i giorni. Sulla 7D alle 18.40. E poi io, tu sai che seguo il tuo blog. È vero, grazie. Pagine Rossi. Esatto, quindi grazie a Riccardo Rossi. Grazie a te. Senti, noi dovremmo avere in collegamento Pino. Pino. Ma io non vedo niente, non sento niente, quindi forse sei perso nelle grotte. Chiamiamolo insieme? Chiamiamolo insieme al 3, 1, 2, 3. Pino! Filippa! C'era un film di Villaggio, mi pare, un fantozzi. Sì, Villaggio era in vacanza, nelle grotte faceva una gita e urlava, fantozzi! Provo, Fantozzi! Ma cosa... Merdaccia, chiarissimo! Villaggio! Perché mi chiama Villaggio? Perché lei si chiama Paolo Villaggio. Ma scusi un attimo, è una sorpresa, forse lei sta sbagliando. Ma chi è che gliel'ha detto che io sono io? Quali sono pettegolezzi? È un quartiere di gente perfida e dicono tutti che io sono Villaggio, che a me sta sulle palle, veramente. Cosa le sta più sulle palle di quel Villaggio lì? L'aspetto fisico. Poi ogni tanto se ne esce con delle cose provocatorie. Provocatorie, poi gira con questa che è una gandora. Con delle palandrane. No, non dica palandrane. Senta, Villaggio, ma lei sul pessimismo ci ha fatto una fortuna o no? No, assolutamente. Io non sono assolutamente pessimista. Non ho timori di sorta. Cioè, le persone noiose sono veramente un pericolo mortale. Allora, lei inventa questa maschera, Fantozzi, nel 1975, no? Il primo Fantozzi. Il Fantozzi che adesso ha 70-80 anni è ottimista perché ha raggiunto il suo obiettivo, cioè il posto fisso. Il posto fisso è il paradiso eventuale di Fantozzi, adesso che sono giovani, precari e disoccupati. Fantozzi! Fantozzi! Ti auguro buon lavoro, caro ragioniere! E mi raccomando, non sia così triste. Rida! Il lavoro è gioia, il lavoro è allegria. Ecco, bravo, così.
Adesso vede, la gente mi domanda, ma Fantozzi adesso dov'è? Che fa? È disperato. Per questo io individuavo in Fantozzi quel pessimismo, no? Che si traveste da... No, invece non lo è pessimista, non lo è assolutamente, è allegro, continua a credere nelle vacanze, nella felicità, nel weekend al mare, i 10 giorni in crociera, poi in questo momento sono sconsigliabili. Però c'ha la sua nuvola, no? La nuvola che lo... Beh, nuvola emblematico, è l'emblema, lei non capisce? Emblema, sì, sì. Il significato paradossale, assurdo, della sua sfortuna. Implacabilmente si presenta sul campo di gioco il nuvolone da impiegati. Ogni impiegato ha la sua nuvola personale. Sono nuvole maligne che stanno in agguato anche 14 mesi, ma quando vedono che il loro uomo è in ferie o in vacanza, gli piombano sulla testa scaricandogli addosso tonnellate di pioggia fitta e gelata. Si può ridere della morte? Beh, solo gli inglesi riescono a ridere della morte. Solo gli inglesi, metti Monty Python, che sono straordinari, riescono a ridere anche delle grandi disgrazie. Lei aveva predetto la sua morte, no? A un certo punto... Sì, no, non io, niente, non è stata sì, una cosa... Sì, se ne è parlato tanto. Ignobile. Una cosa ignobile, ho incontrato una maga che mi ha detto, vedrà che lei, insomma, poi la maga è morta. Sì, io volevo telefonare, l'ha visto che sono viva, dice la signora è deceduta. Vabbè, allora. Però questo è il pessimismo comico di cui sì, lei viene bene, accusato. Questo è il pessimismo comico. Villaggio, lo ammetta, lei ha inventato il pessimismo comico. Può darsi. Avete pesce? Non abbiamo pescato, dottore. Avete pane? No, doveva portarlo lui. No, lui! E allora che mi mortifico io? Per esempio, quando si dice 2012 forse la fine del mondo, ma sinceramente la fine del mondo, se finisce tutto, ma non è tanto tragico. Il tragico è perché solo io e la vita continua e gli altri ci sono. No, è uno spettacolo che può premiare assolutamente il niente di una vita inutile, ce ne sono molte vite inutili. A proposito di catastrofi, di film catastrofici, film sì. storici, c'è stato addirittura un festival a Bologna, il Future Film Festival. E perché lo dici a me? Beh, così, lei è un appassionato di cinema, no? Future Film Festival di quest'anno, 14ª edizione, ha per tema la catastrofe, ma a grandi dimensioni, la fine del mondo. Chi guarda i film catastrofisti è uno che crede nella catastrofe come una grande medicina cosmica che risana anche le proprie malefatte o le malefatte della società, le malefatte ambientali. Cioè facciamo tavola rasa e nessuna colpa. La vita comune è abbastanza, è forse più spaventosa di ciò che ci genera spavento, cioè di ciò che ci è sconosciuto. Mette tutto lì la nostra paura o voglia di pessimismo, la si pianta sullo schermo, la si fruisce attraverso la visione, poi si esce e magari si è più ottimisti, appunto perché si è scaricato vedendolo sullo schermo. Credo che sia, non so, un modo per scaricare un po' la tensione, vedere che c'è sempre qualcosa di peggio rispetto a quello che stai vivendo. Allora, questa gliela lascio, la foto di è Filippa. Non è la moglie di Totti. Ma come la moglie di Totti? Questa è la Lagerbach. E Filippa dice che non riesce a vedere i suoi film, Fantozzi, perché si commuove. Buongiorno, signore. Villaggio, grazie, io tornerò, è un vero piacere per me incontrarla ogni volta, ma è vero, è autentico quello che dico. Ci crede? No. No, vabbè, faccia come vuole. Vorrei
Vorrei ringraziare e salutare il grande Paolo Villaggio, ricordandogli ovviamente che non sono la moglie di Totti, anche se il mio marito gioca modestamente anche a calcio. Vero Pino? Che tuo marito gioca a calcio, vero? Se lo dici tu. Ma così, calcetto insomma. E gioca a calcetto. Che fai? Sto leggendo un bell'articolo, vedi, su Raffaella Carrà. Ma scusami, in greco? Certo, è in greco, conosco bene il greco, la signora Carrà è famosissima in Grecia, è uno dei nostri fiori all'occhiello nel mondo, no? Ecco, certo. Guarda, guarda. Anche in Grecia, quindi certo, famosa. Guarda. Ora appare la signora Carrà, canta in greco. Ma è pazzesco. Ma allora lo vorrei subito chiedere al nostro ospite. Benvenuto. Bentrovati. Teodoro Andreadis Tsingellakis. Bravissima. Giornalista, corrispondente della televisione greca Alfa e collabori anche con l'agenzia della stampa greca e anche quella italiana. Un po' tutto. Un po' tutto. Soprattutto per la Grecia, ma anche per l'unità in Italia. Ci diamo da fare. Sì. Confermalo alla signora Lagerbach. Raffaella Carrà è famosa in Grecia? Molto, è famosa e tutti si domandavano perché negli ultimi anni non lavora, quello scrivevo nell'articolo e tutti hanno accolto con grande piacere il fatto che l'anno scorso ha presentato in Italia il Festival della Canzone Europea. E oltre che alla... io seguo da sempre. Certo. Sì, insomma, sì, noi ci capiamo su sì, questo. Noi ci capiamo molto molto bene. Ma quali sono gli altri italiani famosi in Grecia? Italiane c'è Monica Bellucci, che credo che sia apprezzata da tutti ovunque. Mm-hmm. È vista proprio come il prototipo della donna mediterranea che riesce a rimanere affascinante anche oltre i 40. C'è Elisabetta Canalis, grazie anche alla relazione non relazione con Clooney, tutti si sono domandati quanto stessero veramente d'amore d'accordo insieme, quanto no. Un po' quella che si sono immagino che poi in questo momento nella testa di, insomma, della Grecia c'è il problema della Canalis, ha un peso, no, in questo momento. Stiamo tentando di superarlo, in effetti. Ma che cattiveria! Ma no, parlavo della crisi, voglio dire, insomma, no, ma noi siamo messi male, la Grecia... Comunque noi ci siamo liberati di qualcuno, e quindi un sorrisetto... Voi? E noi speriamo di riuscirci a liberare della crisi. Ma appunto tu hai vissuto proprio in prima persona questa crisi economica del tuo paese. Ma le soluzioni nascono più dall'ottimismo o dal pessimismo? Ma io dico una cosa, che in Grecia ci sono stati tantissimi tagli, la gente ha fatto molti sacrifici da 2 anni e più ormai, li ha affrontati con grande dignità, tutto sommato, però dopo 2 anni vuole un messaggio positivo, ancora tutto sommato spera. Io dico che molti altri popoli che non hanno questa saggezza di fondo mediterranea forse l'avrebbero presa molto peggio. Questo è verissimo. Ho letto sul Fatto Quotidiano che 11.300.000, no, sono gli abitanti della Grecia. 5.000 contribuenti dichiarano di guadagnare più di 100.000 euro l'anno. Mi sembrano un po' pochini, no? 5.000 su 11 milioni. È sicuramente un po' poco. Purtroppo non sono più 11 milioni perché nell'anno scorso 1 milione è dovuto emigrare per la crisi economica. Sicuramente si devono pagare di più le tasse, però ecco, non concentriamoci solo sulla questione di aumentare le tasse e farle pagare a tutti, che è sacrosanto, ci vuole anche la crescita economica, si devono spremere questi politici in qualche modo, se no non ce la si fa. Invece ho letto un tuo articolo sull'Unità dove parli che si è tornata un po' al baratto, invece di usare i soldi che non ci sono più, si scambiano gli oggetti. Sì, era soprattutto in occasione delle feste di Natale, di Pasqua, quando non ci sono più soldi si deve scambiare in qualche modo oggetti, cose che si fanno anche in cucina, cose che si fanno anche a mano, ricamando cose che sembrano passate, perché la gente comunque vuole andare verso gli altri, i greci sono molto generosi e la crisi forse non si va più con la carta di credito a comprare, però non li ha totalmente piegati, per fortuna. Beh, questa è la spinta all'ottimismo che manda avanti l'uomo da sempre, no? Per cui... Ma anche un modo più ecologico di vivere la vita. E ad aprirsi un po' sì, anche agli altri, ecco. E ad aprirsi, appunto, un abbraccio. Che c'è sempre qualcosa di ottimistico. Una complicità. Teodoro, tu vivi in Italia da sempre, l'Italia la conosci, nel nostro programma noi indaghiamo in maniera leggera sull'Italia, gli italiani, i vizi, i luoghi comuni, e tu hai raccontato l'Italia in questo libro che si chiama Aroma d'Italia, 49 piccole storie. Ce l'ha un profumo l'Italia? Aroma Italia, facciamo sentire anche il greco. Ce l'ha, in Grecia gli italiani sono il popolo più amato,
perché ci si sente come uno specchio per i greci l'Italia. E poi comunque i greci riescono a comunicare, c'è questo detto una faccia una razza iper abusato, ma non è un caso però che anche se l'Italia è stata potenza che ha invaso la Grecia nella Seconda Guerra Mondiale, a parte degli episodi tremendi del fascismo, il ricordo di una certa umanità degli italiani è rimasto. Quindi la nostra umanità, la nostra ricchezza, la nostra storia, la nostra cultura ci stanno aiutando in questo momento di crisi? No, insomma, siamo accomunati noi dalla grande storia, no? Ma direi assolutamente sì, semplicemente forse questi paesi mediterranei, mettiamoci anche la Spagna, devono riuscire a farsi sentire un po' di più e a dire che sì, i numeri contano, però conta anche la solidarietà, lo stare insieme. L'Europa che non ha avuto guerre per 60 anni, continuiamo un po' così. Senti, ti volevo ringraziare per questo tempo che ci hai concesso e ti volevo salutare con queste immagini bellissime della Grecia, invitando tutti ad andare in vacanza in Grecia. Lo dico anch'io, il turismo aiuta tantissimo la Grecia, quest'anno avremo dei prezzi concorrenziali, ma soprattutto, come si scrive anche sui social network, l'ospitalità greca non è in crisi. Provatelo. E allora un vero messaggio da ottimisti, sì, dallo tu, invita tutti i telespettatori. Vediamo le immagini insieme, grazie mille. Grazie a voi. Ma lo sai che io non sono mai andato in Grecia? Ma male, la Grecia è bellissima, tantissimi italiani vanno in vacanza in Grecia. Lo penso, ogni anno poi non ci vado. Che farai tu quest'estate? Sono qui con te, con Dez Italia. È vero, questa devo dire una nota positiva. Senti, ah, vedi? Ti togli le scarpe? Eh sì, dai, voglio stare un po' comoda. Tu ti dici dispiace? Che non ti penso, no, per niente. Invece guarda cosa ti ho portato. Ma che cos'è? Come che cos'è? Grotte di Castellana, ma mi hai pensato? È una bella palla di neve che viene proprio dalle grotte di Castellana, dove tu dovrai andare a vedere Hell in the Cave, questo Hell spettacolo. In the Cave. Beh, l'inferno, nelle grotte, in Puglia, la Puglia è una regione meravigliosa. Bella, bella, ma non ti dovevi disturbare. Ma non ti dovevi proprio disturbare, hai capito? Fai la spiritosa? No, anch'io ti ho pensato. Ta-da! Allora, questa t-shirt l'ho fatto io, è un po' feel good, feel positive, il pensiero della mia vita. Vivi, ridi, ama, credi. Vivi, ridi, ama, credi. Bello, l'accetto. Ti piace? L'accetto, la terrò. Qualcuno a te molto vicino mi ha detto che in borsetta tieni sempre questa palletta, questo pomodoro. È vero, è un naso da clown, ma è vero, lo tengo in borsetta. Quando vedo tante facce triste, io me lo metto e tiro sul morale. E le persone che stanno intorno a te che fanno? Sono più allegri, ovviamente, ridono, sorridono. Vabbè, mi rimetti al mondo. Sono proprio contenta perché ti vedo più allegro, più sereno. È proprio vero che in fondo al tunnel c'è sempre una luce. Qualche volta è un treno. Ma dai, basta. Filippa, sei sempre convinta che questi italiani... Ma cos'hai in mano? Ma cosa? No, fammi vedere. Fammi vedere, Filippa, un ottimista non può fare gli scongiuri. Che cos'è sta cosa? Un cornettino? È un cornettino che mi ha regalato un italiano, no? Perché quando ci vuole, ci vuole. I consigli di Daz Italia per questa settimana. Firenze, Tango Festival, fino al 1° maggio, appuntamento imperdibile per gli amanti del famoso ballo argentino che per l'occasione arriveranno da tutto il mondo. Maestri di fama internazionale, spettacoli, lezione per principianti e un servizio cerca partner. A Bologna il 30 aprile dalle 19 alle 24 non perdete la Notte Blu. Suoni, esplorazioni, mostre, spettacoli e magie scenografiche legate da un sol fil rouge, l'acqua. Taormina, 1° maggio, sfilata del carretto siciliano, simbolo della Sicilia in tutto il mondo. Non perdete l'occasione per visitare Taormina, meravigliosa terrazza sul mare. L'appuntamento per gli amanti della musica è a Roma per il tradizionale concertone gratuito del 1° maggio in Piazza San Giovanni. Tra gli artisti già confermati, Caparezza, After Hours, Alme Negretta, Marina Rei, Dente, Alessandro Mannarino. Dez Italia vi saluta e vi dà appuntamento a sabato prossimo. Ciao!